Buongiorno, buongiorno anche a te, Gabi. Buongiorno, buongiorno ragazzi, Movie player. <ride> Qua si riprende una cosa che ieri ha detto Lo, vabbè, scherzava ovviamente. Su... Perché pensi che scherzasse? Ah, sì, certo che scherza <ride> buongiorno a tutti, ragazzi. Allora, è il tipo buongiorno. di persona che eh, usa una risata per dire una grande verità. Esatto, esatto. No, Comunque, buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Band and Breakfast. Buongiorno a tutti, Andre... buongiorno. Andrea, e... sapessi il fresco che c'è qua. Ciao Debo, eh, spero che la tua pausa caffè duri abbastanza per sentire no, qualche, qualche dissing anche stamattina, altrimenti la, la puoi recuperare questa live. Puoi recuperare i dissing dopo no. <ride> faccio un autore a volo, ok, dai, al volo volo. E aspettiamo che gli altri si colleghino per cominciare, no, però noia, già avviene. nel banner <ride> la sincerità del titolo, eh, ha letto ora. Sì, hai letto? <ride> perché una me è diventata così questa, questa live di bed and breakfast e già nel banner a scorrimento potete notare eh, un piccolo anticipazione di ciò di cui parleremo oggi fra le varie cose e aspe uh, ringraziamo Figallico. sexy che rinnova l'abbonamento per il quinto mese consecutivo grazie mille sexy detto anche scasi <ride> il brew <brio> di essere <ride> <ride> non ci sono cose paragonabili, devo ammettilo, e salutiamo anche The Gallico. Buongiorno ringraziamo pure per averci seguito, Angelo 99 Ciao Angelo. Buongiorno, allora ehm, m -m -m. dicevamo, oggi parleremo un po' di fra le varie cose. Il primo sguardo a Christian Bale sul set di Thor, tu non l'hai visto ancora, giusto? No. Quindi avremo reazione dal vivo stupido, di. Andy. Sexy, stupido, sexy, scasso. stupido, sexy, eh. Eh, Parleremo di The Rock e Fast and Furious, che è un argomento ancora molto caldo, e soprattutto di Dune <ride> e della durata del, del film di Denis Villeneuve, perché. C'è un motivo ben preciso per cui dura sei ore. No? No, 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 no. Buongiorno Giulia, Ciao, buongiorno Giulia. a te. Allora, 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 allora eh, facciamo prima come al solito, una panoramica del palinsesto di oggi. Perché dopo ehm... beh, impressora, ci, sa... ben <ride> ben <ride> eh, ci sarà, mia nonna, Netflix. Dopo Netflix, ci sarà le due e mezza a Bad Comics. Quindi la diretta dei nostri colleghi di fumetti. Dopodiché oggi alle 5, è... tra un altro c'è stata bellissima l'intervista settimana scorsa. Ah, Flavia? Sì, Sì, no? sì. Eh, speriamo di aver avuto un lapsus, però sì, è stata da, molto, da, molto, da, molto da tizia che usavano le tavolette, sempre bello vedere altri tizi che usano le tavolette in diretta. Sì. E... È e bellissimo. Si chiama Manga in diretta, bellissimo. E se aveva recuperata lei nell'archivio e dicevo alle 5, c'è cinema sare con nona Lo perché ecco, il nostro nonno tornerà a parlare di degli ultimi film, delle ultime uscite anche prima di iniziare allora vogliamo fare il sondaggio fare... <ride> noi eravamo un po' indecisi Mi è, una bella... è una bella idea eravamo un po' indecisi perché eh, dobbiamo recuperare un po' di film al cinema allora, e oggi, questo... ieri ha riaperto l'Arcadia di Erbusco sì, sì allora, mh, chiaramente ecco intanto diteci se voi siete state andando al cinema, se siete riusciti a andare al cinema in questi giorni, però come sapete negli ultimi Um, nelle ultime ore ci sono state le anteprime sia di Suicide Squad che Fast and Furious ed ehm, è uscito Jungle, Cruise, ed è uscito Jungle Cruise. Quindi noi abbiamo un po' un dubbio: da quale film cominciamo? Perché tanto <ride> dobbiamo vederli tutti, però è... non lo so. Non sappiamo da dove partire. Procederei Jungle che Cruise per ultimo, così andiamo anche con i tuoi genitori. Mm, visto che c'è ecco, l'imbarazzo, boh, aiutateci. Però c'è da dire che Angie non ha visto tipo nessun uh, Fast and Furious. Oppure tipo qualcuno. Vabbè, Quindi l'idea era di recuperare no. tipo gli ultimi due e poi vedere il 9. E... Ho visto Hobbes Show senza aver visto, Hobbs Eh, e... però Hobbes Show, questa è una cosa di cui parleremo oggi. è molto, cioè, Non è così collegato, capito? Okay. <ride> Tutti in una sera. Ma è idea. Se vi va, uh -huh. ehm, se vi va, aiutateci a scegliere, che siamo veramente nel, nel totale imbarazzo. Purtroppo c'è tutto o enti, ecco, li avete già visti ritorno a Ah, 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 okay, ah sì. Noi Ritornare ah, l'abbiamo visto già ah, lunedì mia, ed è stata una specie di. Boh, no, sai che nella vita non piangevo, così, non piangevo così tanto per un film da. non so, non piangevo tanto, forse da, da Endgame, che è comunque l'ultimo film che abbiamo visto, visto questa pandemia, però vabbè, fa niente, insomma. Eh, niente, molto, molto, mm. molto bello. Se vi va, ragazzi, il, il um, sondaggio è appena partito. Durerà un po' di minuti quindi aiutateci. Consigliateci. Consigliateci. Ehm... Io sono allora sui squad devo dire che è quello perché, per cui sono più curiosa perché è un progetto che mi interessa. Fast and Furious voglio andarlo a vedere perché è Fast and Furious. E i cinema riaprono e interessa a Mirko. ma non me frega niente. <ride> ma dobbiamo, eh... ride, dobbiamo ridere esatto, un po in... ma no, ma non ho detto che non deve. Andare. E poi Jungle Cruise, per quanto voglia vederlo, non mi interessa. Quindi sui squad forse è quello che mi interessa di più andarlo a vedere. <ride> ecco vedi come dice Klaus c'è una mitologia dietro Angie quindi devi capire chi è le Mirren, devi sapere chi è l'ho vista Charlie... le Mirren in Hobbs Show. eh però già la anzi ah, sì, vabbè c'era però sapevi chi era giusto sì. certo vabbè poi non sai non sai chi è Charlie nel film la gnocca <ride> statosferica il riassunto perfetto sì e gli episodi senza i fast sono dal 5 in poi sì infatti anche perché poi la saga ha preso un po' Diciamo, ha, ha cambiato marcia <ride> e ha preso un'altra strada, più o meno. Quindi il Fast food 3 mi ha impresso a memoria solo, non so, tamarrissima. Ma io adoro il tamarro fatto bene. Sono l'idea che piuttosto che prendersi troppo sul serio, un gran, una gran bella dose di tamarraggine sia la cosa, una cosa buona e giusta, capito? Mm. Quindi sono molto Ciao, Bischi, ciao, Bischi, come bisky! va il lavoro? Bischi, ciao! Buongiorno. Per, però riguardando il sondaggio sui Set squad... Um, è il compromesso ideale quello che tu non volevi vedere? Io no, in voglio realtà vedere. voglio vedere tutti che eh, lo so, però oggi avevi altre preferenze per stasera? In realtà, no. no il <ride> motivo no, okay. per cui faccio il sondaggio è che non avevo preferenze <ride> tra i tre scelgo sì, Se scoprivo, viste le basse finanze, mi sa che già io guarderò una volta che sarà, che sarà un classe. bel però, però no, tu dici antes. nel catalogo perché già mm, c'è in realtà, se parla di finanze, non penso a eh, ecco. spendere 25 20... euro, per... euro. <ride> per non andare al cinema a vederselo. Ecco, insomma. già eh, vedo che state tutti votando fast and nel sondaggio ma vabbè cioè, la, la, questione <ride> che, la questione è che comunque li vedremo tutti eh, però è giusto una mano per mi decidere mi dispiace cosa anzi no, sei contento no, che meglio farmi perché farmi recuperare, recuperare gli altri anzi, anzi, capito, mi, ma devo lavorare mi dispiace li per te che devi, devi recuperare gli altri compromesso li vedo mentre lavoro fidati che poi ti distraggono eh, capito non è che è Ah, certo. Fast and Furious sta andando benone, eh, sì, ehm, sì, esatto, però sta andando benone al botteghino, dai, tra poco ne parliamo. La tamaraggio inizia nel <ride> 2000 dal patrimonio dell'UNESCO, giusto? Assolutamente. Invece Emma Simo dice, Fast and Furious visto ieri ha raggiunto livelli di trash di linea protezione, Asylum. Queste cose sì, sì che mi fanno venire di andarlo a vedere. Trash ad alto budget e... <ride> Qualcuno, qualcuno sta usando i punti canale mi sa i bad coins per votare fast and free <ride> ci è rimasto male però sui set squad è ancora avanti <ride> allora mh, pure hold sì cioè è ancora in programmazione e, però sì nel senso l'invito è sempre stato sono curiosa perché vorrei parlare con, con voi di hold visto che ora, che ora possiamo parlarne però non so quanti l'hanno visto quindi eh Gabi, io ho sentito qualche commento simile, nel senso che eh, si parla del fatto che ecco, nonostante la, la dose di tamarraggine e trash in senso buono, muore qualcuno eh, della famiglia. No, c'è molto dramma. La famiglia! Quindi, no. <ride> Sono curioso, dai. Giangherkus oramai si sì, è indietro. Mi spiace, The Rock ed Emily blunt, però lo... andremo. Nonostante le saggezze, sì. E... Ma no, raga, ma state uccidendo i punti. Canale, sì. Infatti, cioè, hai state... <ride> iniziato il sondaggio. Ho l'ansia, Eh, mancano pochi minuti. Allora, nell'otto ricordo: un The Rock che tira giù un elicottero con la sua forza e una catena. <ride> sì, c'era. È lontana l'era in cui le scazzottate erano un po' poco credibili. <ride> Ora si parla di... Se è visto per il trailer, se è già visto il trailer, si parla di magneti in questo film. Sono molto <ride> Si parla anche di curioso. spazio in sì, questo sì. film, voglio dire. Sì, chissà. Ehm... Dire che... Quindi sì, fino. allora, eh, oggi il programma era questo, però <ride> mentre finisce il sondaggio, anzi aspettiamo che ormai è quasi sono finito. Sono troppo contenta, la prima volta da... Ehm... Allora, da... Eh... Che la prima è una pandemia, che ci facciamo cinema e cena. Perché, quando erano aperti i cinema, erano chiusi i ristoranti. Poi hanno riaperto i ristoranti, ma era chiuso il cinema. Cioè, è, è da esattamente prima della pandemia che non facciamo questa cosa. Sono un po' emozionata per stasera. Luca, <ride> penso... Ok, ragazzi, abbiamo deciso il film che andremo a vedere. Seguiti sui nostri social per sapere quando andremo a vedere. Sì. io sai che ho fatto una sezione di storie dedicata al ritorno al cinema. Vorrei fare anche una bella cornice. Cornice, sì. sì. Allora, perché aspetta. bisogna sensibilizzare le persone Sensi sensibilizzare le persone allora, ora vabbè immagino che voi in chat riusciate già a vedere ciao Frandel. Oh, hey, George, a Frandel immagino che già in chat riusciate a vedere uh, il risultato <ride> il risultato del sondaggio Klaus troppo tardi per usare i tuoi 22.000 punti late. Troppo tardi, però. Eh, Ma lo vedremo, eh, lo lo vedremo. È, Non è che devi a qua quali li vedere tra questi. Mostriamo l'insomma impressione per chi recupererà sì, la direzza sì. succe, eh, successiva. In successiva. In successiva. <ride> ecco qua. Allora, Susan Squad vince con 106 voti. Nonostante Poppy abbia donato 5.700 punti canale. Però non sappiamo, Poppy, per cosa ha votato. Perché in realtà. In ah, teoria. No, li ha messi anche per Susan Squad. L'ha messi per Susan Squad. No, li hanno messi ah. anche per Susan Squad esatto e Fast and Furious invece è il secondo posto con 83 Jungle Cruise wow, ma come si smerta Gabi che ha ragionissimo quindi guardate il film di Cinevizio e questo sì. <ride> ma lo sai che io me eh... ne sono resa conto ieri mentre facevo le storie che in effetti c'è il D davanti e quindi si ma chiama... era quello l'inganno Gabi ma vedremo perché... no perché in italiano si chiama Suicide Squad Missione Suicida no se non sbaglio c'è pure il D eh sì, no, però dico, visto che abbiamo il sottotitolo noi, ah. facevo molta meno fatica. Ah, sì, 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 giusto, giusto, giusto. Per quello, non mettevo il D perché sapevo che c'era il sottotitolo. Allora, Blast, buongiorno. Ti, ti fa eh? capire quanto, questo Gabi, ti fa capire quanto tengono in considerazione fino al 2006, visto anche questo, che hanno chiamato questo nello stesso modo, però con davanti un articolo, quindi proprio... Allora, buongiorno Blast, Hyper-Susage Squad, anche io penso di vedere Jungle Cruise di Disney Plus. però sempre nel catalogo intendi, Quindi perché comunque c'è gente che lo sta comprando anche... Su, con accesso VIP, eh, io non seguo la, cosa, la saga di Fast Tempo. ma davvero si possono fare 9 film sulle auto. E il problema è che. Parla lui, io non l'ho visto. No, eh, e le auto ci sono. Eh, come dice me. Gabi, vedi, in realtà sono 9 fin sulle auto. Esatto, TV. bro. Gabi, stavo, stavo per dire esattamente la stessa cosa. Poi il focus <ride> è diventato la famiglia. La famiglia e tutte le loro peripezie perché ce ne sono varie. <ride> Però ci sono sempre le auto, ovviamente la saga è iniziata come il classico film sulle e poi anni ha raggiunto livelli. Però ecco, è stata la chiave del successo, rivedere un po' la saga sotto questo punto di vista. Io ho in testa The Rock nello spot, quello per l'Arcadia Cinema. Vin Diesel. Eh, Vin sbagliato. The Rock non è contento di questa cosa. Anche perché tra Suicide Squad e Django qui stiamo facendo proprio stasera in furia se Django Chris prendo a botta grazie, sentiate la mancanza di Django Chris visto, scusami ah, ti è piaciuto Rectors? noi lo vedremo presto sentiate la mancanza di Cara delle che scilla come il pupazzo di l'altro giorno parlavamo, non mi con quell'amico dei film brutti C'è ci hanno al cinema no, io ho parlato di Six Squad e no, ma non era così male queste cose qua. E io sono uscita solo con scusami, devo ricordarti l'incantatrice che faceva così in CGI? No, perché per me quella è la, una delle cose più brutte che abbia mai visto al cinema. cioè non, 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 non esiste una maledizione in elfico <ride> intesa nelle lingue degli uomini per una tale cosa. È, era veramente, veramente brutto. Ma siamo andati a vederlo al cinema perché così, era giusto così. Devi andarla a vederlo e pagare per poter dire che è brutto. No, Lala deve ancora pagare per quella recensione positiva. Dav davvero? Mi pare, mi pare di sì. sì wow, sì, sì, sì. Gabriele. No. Beh, non, è, non è da tutti. Di avere il coraggio di <ride> fare una recensione positiva. No, però è il bello secondo me è questo, che a volte anche cose che possono sembrarci aberranti a, qualcun a piace. qualcuno. A qualcuno Ma il sono bello... d'accordissimo. Io il A me, a me piacciono, sono sicura di avere qualcosa nel mio catalogo che sia di un'aberrazione assurda. Però L'ho persino difeso in una bad war, ok, sì, ora ricordo. Sì, sì, sì. sì, no. sì. In catalogo dice Blast. Almeno che non riuscirò a vederla in vacanza o a ritorno, questa settimana è pienissima. Sì, 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 lo, lo capiamo. Lo capiamo. Due volte mi <ride> sono visto al cinema il. Vabbè, adesso poi intanto aspettiamo il. Mm? Gabby Pixar. Il cinema. Il movies. <ride> sì, eh, Luca ci ha lasciato un po' in sospeso. <ride> Luca però sto hype e questa attesa Eh sì io oh, Guarda non è che me lo ricordo Non l'ho visto, devo recuperarlo Non me lo ricordo bene tutti i suoi punti a favore Però cioè, beh, mh... I punti a favore è che quel film non si vergogna Di essere una tamarrata assurda Sì 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 Il problema è che cioè, almeno io quando l'ho visto la Davis. Almeno io quando l'ho visto era evidente che ci fossero stati proprio rimaneggiamenti in post. C'era quella musica che è, è musica bella, quella che accompagna, cioè la, tutte le canzoni che accompagnano le scene, però è veramente messa proprio con eh, meccanicamente senza un vero e proprio nesso. Cioè, a volte sembra di vedere una serie di scene sotto quella musica senza un vero e legame, mm -hmm. e poi era evidente che ci fossero stati problemi di, in post, mm -hmm. e ovviamente l'abbiamo pure scoperto. eh è evidente anche, diciamo che era il periodo, e lo dico purtroppo perché secondo me lo scopiazzare o l'emulare non è mai la strada giusta. Era il periodo in cui cercavano di capire la formula giusta e pensavano che la formula giusta fosse quella Marvel. No, la formula giusta Marvel è giusta per la Marvel. Per loro non era quella, c'era cioè il periodo veramente di Justice League di Widon, di 16 squad che da Dark era diventato Guardiani della Galassia. Tant'è che il secondo è stato diretto dal regista di Guardiani della Galassia, quindi. Voglio sì, dire, la stessa cosa, che cioè, volevano fare il loro Guardiana della Galassia alla fine hanno preso il regista di Guardia della Galassia per fare il, Bond, il, il sequel, quindi voglio far rilanciarlo che però è diverso la Guardia della Galassia che però è diverso, perché se no A si offende e... che volevo dire? Volevo dire... No, il primo Sasquatch che neanche mi piaceva giusto andare il gli... primo Sasquatch neanche giusto per andare due, vo ho visto è... due volte pur di andare con gli amici sei veramente coraggioso Io no, forse non ho mai visto un film due volte che era brutto due l'ho visto ti ricordi che avevamo già prenotato la seconda con gli amici? Oh, Thor Ragnarok, mamma mia. Che non era brutto, però a me non, mi aveva deluso tanto. Sì, sì, e sì, quindi l'avevamo visto io e te, all'anteprima di Arcadia. Sì. Però avevamo già prenotato con i nostri amici la versione in IMAX a Orion. Quindi <ride> siamo usciti io delusissima e lui... Dai, ce lo rivediamo domani. No! Dai, eh... e, gli, e gli amici, allora vi è piaciuto e noi... Non volevo dire, vabbè. <ride> sì, beh, me lo aspettavo diverso, devo dire. Più che altro in IMAX si vedeva no, ecco. la scena in Norvegia no, ritagliata no, no. malissimo, che era una cosa Non aberrante. è colpa del film, dell'adattamento 3D, quindi non, non parliamo... Ma io mi chiedo perché facciano queste robe 3D. Cioè, vabbè, abbiamo visto vabbè. per domaniere in IMAX 3D, era molto, molto... Era fatto veramente bene. Thor che aveva delle scene in cui ritagliavano gli alberelli per fare l'effetto 3D. Era una cosa oscena da vedere. Cioè, ti facevi... Dicevi, no, vabbè, non... Che sto guardando, siamo a Gardaland a vederci un film in 4D. Posso fare polemico? Cinema chiuso durante tutta la pandemia, e oltre il cinema della mia città, chiude per fare due settimane. Mi dispiace. Andrea, ah, guarda, mi dispiace, chiaramente c'è qualcosa che non va. Nel senso Forse. che, parlando di polemica, per dire l'Arcadia di, di Erbusco, non di Melzo, non ha aperto, ha si è perso Vedova Nera, si è perso due mesi, si è perso Codelia, tre mesi di cinema praticamente. Non per colpa sua, perché, per esempio, il centro commerciale aveva dei problemi e stava facendo delle ristrutturazioni, che non hanno fatto in pandemia, le hanno fatte quando hanno riaperto. Quindi ti capisco adesso che qui non è colpa del cinema, anche noi abbiamo avuto il cinema chiuso tre mesi il più vicino a noi e il migliore della zona, perché hanno deciso di fare i lavori eh, non il cinema, ripeto non la Car Arcania, ma il centro commerciale. A fine lockdown, quindi noi volevamo andare al cinema, eravamo lì tipo, vabbè, andiamo in quello con tre sale. Abbiamo visto The Conjuring 3 su uno schermo che era piccolo così perché... Ma è stato comunque bellissimo <ride> per... Um... Per la sala, comunque, perché era. Da... ah certo. Sì, È sempre sì. bello vedere gli horror in comic. Si sì, le reazioni. Orco oh, giù, torno. No, <ride> si no. ascolta, 2016 poteva fermarci al trailer. Il meglio, del il meglio del film era chiuso tutto in quei tre minuti. Il Tra primo trailer? C'era quel primo trailer uscito al Comic Con, forzatamente, perché in realtà non doveva arrivare online. Che era veramente molto, molto, molto cupo. Quello che finiva con Jared Leto e esatto, la risata del esatto. Joker, che era veramente. Uh, Io mi ricordo di essere impazzita per quel trailer. E poi, però, l'altra cosa è che comunque il, un trailer che veramente secondo me ha vinto è stato poi quello con Bohemian Rhapsody in sottofondo, che effettivamente era. Ma sappi quello? No. Era spettacolare. E, però, sì, nel senso, uno di quei casi in cui i trailer sono meglio del film. E so, ultimamente sono molti casi, devo dire. Mi Solo dispiace in Italia un po'. in inferiori, sì, però più che altro dipende un po' da, cioè dalla sala, perché se la sala sa già che eh, c'è un periodo in cui la gente non va, magari no, si fa che... due conti e chiude, perché diciamo, me, tanto comunque a Ferragosto non viene nessuno. Però sai che sto pensando al nostro piccolo multisala che abbiamo qua vicino, mi sa che non ha mai chiuso in generale negli anni passati. Forse anche perché ha aiutato al centro commerciale, magari no, tipo sale... No, no all ah, quello Ma all'Arcadia, a quella non so, eh, dobbiamo controllare. Non ho mai chiuso secondo me, ma in generale, a parte... Tutte le cose dei mari sono Maris, hanno valutazioni poi... Singole. Ma perché fa anche molte rassegne, quindi ha sempre i film... Uh da mandare e il comico dice sui successi di <ride> Justice League parole forti sé, ma in, se ci fai caso sono due film che hanno stati concepiti in un modo e completamente stravolti e se ci fai caso sono due film che hanno avuto quest'anno un rimaneggiamento Justice League con la Snyder Cut e The Justice Squad con James Gunn che l'ha rifatto perché non è un sequel l'ha rifatto praticamente quindi sempre durante l'altra la, campagna per eh, l'IR Cut che Comunque ogni tanto... Non vedrà mai la luce. Voglio dire, se c'era... Vogliamo l'IRCAT? No, guarda, ti do James Gunn che fa The Swiss Ace Squad. Non preferisci questo? A Quindi... me piacerebbe già tipo una specie di, di lista cronaca, un po' un racconto più in, più in dettaglio di quello che era l'obiettivo di Ayer Nel caso poi non dovessero procedere con l'IRCAT. Cut. Però il problema è che... Cioè Ma... non è sì, che... Sa. Cosa si sì, hai, fatto, hai fatto degli articoli so, eccezionali con tutto il materiale che non c'era e si capiva benissimo che il tono del film fosse diverso. Il tono sì, però magari è più nello specifico la, la cronaca di Ayer, però, perché comunque dobbiamo ricordare che non è che eh, sono operazioni economiche e poi già Snyder, <ride> Snyder ha, avuto un bel po di, ha fatto un bel po' di rumore. con eh, Snyder però Snyder, ci ha messo una vita e il film nel suo caso gli è stato addirittura tolto, quindi è un po' diverso come discorso tutte le produzioni da Harry Potter a Lobbit hanno questa roba, qua no ma anche We Are James Gunn qualsiasi cosa tabella con BMW, sì questo è pure vero ma l'Ayer Cut ti vuole vedere, C'è il gioco di Leto sì che era un cameo poi quello finale del film comunque di Ayer o di Assassin's Creed ah Squad. che c'era il gioco Zack Snyder e di Assassin's che hanno messo il gioco dappertutto e c'era solo nella scena spoiler. Bravo, si porta avanti e arriva alla questione di oggi. Allora, piccolo, ehm, piccola ricapitolazione di quello che è successo un po' ieri sera, perché allora sono iniziate le riprese di Crimes of the Future, che è il nuovo film di David Cronenberg con Vingo Mortensen, ma anche altri attoroni. Vingo Mortensen è sempre cosa buona e giusta, ricordiamolo per 5. Ah, Intanto Giulia. rispondiamo a Giulia, sì, assolutamente, assolutamente. sì. ci Anzi, sono pure personaggi arrivare. in comune, però sono anche caratterizzati in modo diverso. Quindi beh, in realtà... Qua tre personaggi. Vabbè, uh... ah, c'è Harley Quinn che in realtà quella Captain... che è stata ah, no, definita 4. è stata un'evoluzione del personaggio e pare che sia poi forse la, la migliore versione del personaggio. Dico pare perché ovviamente non abbiamo ancora visto. Poi c'è Captain Boomerang esatto. interpretato da Jay Courtney, Rick Flag interpretato esatto. da Joel Kinnaman. Viola Davis, che interpreta, che interpreta Viola da Davis? manda fuori, <ride> <ride> però fidati che non serve poi mh, aver visto il primo, anzi, loro l'hanno chiamato <ride> con un nome molto simile proprio per dire ign ignorate l'altro sotto sotto. Comunque... Che è, comunque, posso dire è un po' triste nel senso che, da, no, da casa di produzione, è brutto quando è così facile rinnegare un tuo prodotto solo perché hai fatto una cagata. Lo vedo molto brutto. Cioè, tu, come casa di produzione, dovresti essere il primo a, eh, come dire, eh, no, a sostenere i tuoi progetti, i tuoi registi e tutto quanto. Se no, veramente sembra. Allora, allora va bene. <ride> se non ci credi manco tu, perché devo crederci io in te, capito? Della serie, se, se è così facile per te eh, ignorare, cancellare un tuo prodotto e una cosa di cui ti vergogni, allora perché dovrei investire nei tuoi prodotti? Magari il prossimo film sarà un altro film che tu deciderai di ignorare di cui ti senti l'imbarazzo, è un po' triste boh, devo dire è una specie di mea culpa che hanno fatto hanno detto, ora lo chiamiamo The, the, <ride> the Season <ride> Squad per dire che questo è il film vabbè. comunque in uh, Crimes of the Future ci sono Viggo Mortensen Lea Sedu e Kristen Stewart wow, eh. mì, ma mi avevi preso con Viggo e Lea no ma secondo me c'è pure qualcun altro e non l'abbiamo ancora scritto eh Aspetta. Ok, non hai capito cosa ho detto. Cioè, ah, che, siamo arrivati, <ride> che siamo arrivati a... Non ti piace Kristen. <ride> <ride> e vabbè, Angie, non è che deve esserci che fare tutti gli attori che ti Senti, piacciono. Senti, ci ricordo Underwater? Eh, vabbè. Eh, sì. vabbè, no, ma lei sta migliorando. No, vabbè, Underwater secondo me aveva possibilità, però... su ha... lei o il film? No, tutto il progetto su Underwater. Però e vabbè, e... ok, no, stavo vedendo se c'era qualcun altro... no ok no sono quelli i soliti attori va bene, va cioè, bene sono, anche non è che non c'è nessun altro che quei nomi grossi va bene anche così ritorno in Cronenberg dietro la macchina presa, va bene anche così ciao Dario tutto bene? ciao Dario stiamo bene speriamo anche tu e stasera andiamo al cinema che per la cosa divertente è che cinema. questo di Gunn andrà evidentemente molto peggio al box office dell'altro questo è vero ma però... è vero che è triste Luca però questo è un riflesso dei tempi che stiamo vivendo e dobbiamo accettarlo purtroppo però... eh, ma è triste che un progetto in cui alla fine piace. Non piaccia comunque sia Gan a tutti ci hanno creduto tantissimo eh, so. e però... lasciando perdere le iperboli, i miglior cinecom della vita, lasciando perdere quello. È un progetto comunque molto ben strutturato. Quanto sembra un peccato che questi altri progetti vengano un po' sacrificati. Sì, c'è già la situazione, ecco, attuale pandemica variante delta, un po' questi Poi... timori. però c'è la questione che esce switch Bio Max. È, sta... No, quello stavo dicendo quando è che in è catalogo è... È, è già uscito. Sì, sì, sì. No, aspetta, scusa che sto dicendo. Questo è il giorno delle anteprime. Però esce il, il 18? Esce... No, 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 il 6. Cos'è che esce il 18? Il 18 Cino? è Fast and Furious. Ah, Fast and Furious. Però dopo le anteprime. E l'anteprima, non è che finiscono i Fast and Furious? Tipo oggi. E quando lo vediamo? Vabbè, Angie, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, dai. Eh no, dobbiamo vederlo, scusami. <ride> eh, Andiamo il 18 so... nel caso. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Eh, Stati Uniti era... Sì, era... 6 agosto, sì, sì, sì. Dal 6 agosto starà sia su... HBO Max che è al cinema però anche negli Stati Uniti hanno fatto un po' di diciamo anteprime e vabbè vediamo un po' come andrà però sì è un po' triste eh, altra notizia di ieri che ha fatto molto piacere è che nel nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon ci sarà anche Brendan Fraser oh mm, che è eh, veramente sì, sì, e infatti fa, fa molto piacere che stia avendo contenta. ruoli anche perché oltre a Killers of the Flower Moon eh, l'articolo di Deadline riportava anche che sarà in Brothers, il film di Max Barbaco, che sarà basato su una sceneggiatura di uh, Malcolm, Blair, Malcolm Blair e Ethan Cohen, in cui ci saranno anche Peter Dinkley, e Josh Brolin in Glenn Close. Bellissimo. Quindi sarà in due progetti di spicco dopo aver partecipato a No Sudden Move. Quindi, pian piano, no, dai, che torna poi a sempre più sulla CSL. Continuano a non capire perché c'è un po' di montaggio di Luke Evans come il corvo. Eh, perché lui era... Questo è una specie di concept, ti ricordi che sì. fecero... Ah. Eh, però visto che Corinario ah, ha parlato okay. del suo film. Ok, ok, ci sono. Ma scusami, era, me l'ho okay. perso. Tornando un po' alle notizie di oggi, come ci stavate anticipando, allora iniziamo a parlare di... Di cosa parliamo? Allora... Che metà... No, no, ci passo ogni tanto a leggere qualcosa. Eh. <ride> No, non è... solo le cose che scrive no, le cose che scrivo e le cose che mi interessano cioè se mi esce una notizia però quella di Banan Fresse mi interessava me la sono persa cavolo The Rock confermato l'addio a Fast and Furious ma non a Obsession se ricordate abbiamo parlato un po' del... <ride> del dissing fra Vin Diesel e The Rock e il ripeto il... voi dite dissing alle cose che dico io ma The Rock e Emily Blunt hanno fatto il dissing dei dissing, cioè una roba che ha asfaltato con una parola, basta. E dunque, 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 che succede? Che nel caso ci fossero dubbi, Iran Garcia, che è socio di The Rock, ha confermato innanzitutto l'addio della star al, al francese Fast and Furious. Quindi, nel caso eh, ci fossero delle speranze per il decimo e l'undicesimo film, ehm ha battuto ogni forma di ottimismo, mm. in tal senso, eh, proprio per quei problemi che ci sono stati con Vin Diesel, e infatti però ha chiarito che l'addio a Fast and Furious non significherà un addio a Obsession. Infatti ha detto... Eh, 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 ok, al momento stiamo cercando di capire come sarà il sequel di Obsession, ma abbiamo delle idee davvero grandiose. Dove è girato Fast 8? Uh, DJ ha deciso di chiudere con la saga di Fast and Furious per una serie abbastanza evidente di ragioni, auguravo. Ma stiamo loro... riferendo a questo adesso, Dario? Senti qua. Ma perché The Rock ha chiuso un Fast and Furious? Allora, sì, nel senso che già c'erano stati dei conflitti sul set del, dell'ottavo film con Vin Diesel, poi sembra che ci fosse stata una specie di pace apparente. E qualche, giorno fa Vin Diesel, no, qualche, qualche settimana fa, Vin Diesel è tornato sulla questione dei conflitti con The Rock e ha spiegato in sostanza che i litigi ci sono stati perché Diesel l'ha voluto usare le maniere forti a fin di bene per far arrivare The Rock a un'interpretazione felliniana no aspetta, adeguata e poi diceva non è che ho usato diciamo, non è che ho avuto un approccio felliniano però l'ho fatto quasi. a fin di bene perché eh... Ci tenevo che Dwayne Johnson arrivasse all'interpretazione che volevo e quindi The Rock si è The Rock si è messo a ridere: ha detto, si è messo a ridere e ha detto, Vabbè, divertiti con il decimo e l'undicesimo film. A giocare a fare Fellini. E oggi um, il produttore, socio di The Rock, ha... approccio, Stan... <ride> no, approccio di la Rochelle, Gabi. E... comunque sì, loro hanno detto di esatto. avere dei piani ancora per il personaggio di Ops stiamo lavorando per ottenere qualcosa di unico e fresco lo studio è ansioso ansioso? ansioso, sì, no. ansioso. ah, <ride> di refuso vederci, di vederci a lavoro il prima possibile ok, quindi tranquilli, comunque il franchise è ancora, <ride> è, ancora vivo. è ancora in parte di, di The Rock semplicemente non sarà nel filone principale eh, Dario, l'hai messo prima su Ice Squad è adesso in anteprima ed esce il 6, giusto? Uh, qua forse dei addirittura il 5. Eh? Il 5. Ok, c'è il 5. Però in questi giorni è in anteprima, quindi esatto. Poi vediamo, leggiamo l'altra notizia. Aspetta. Lausa, allora. in che senso? Cos'è? Cos'è? Io aspetto quasi nel momento del 13 Cenerentola. Perché eh... ridi? Hai capito? Io non ho capito. <ride> tu non l'hai visto il 13 Cenerentola. Aspetta, mamma perché mi dico? Questo Cenerentola l'hanno messo ieri sera a Berni. A Luna di, not di notte, no, scusa, eh. non l'ho visto. A Luna di notte il trailer di Cenerentola, scusa, Bernie non l'ho visto. Sì, allora è un film che. Vediamocelo arriverà... adesso. È un film che arriverà. mettiti le cuffie e vedetelo. È un film che arriverà su Amazon. No, quindi... Gabi, non spoilerarmi così. Quando è comparso James Corden, ho chiuso il video. Sì. Eh. Dario è simpaticissimo, simpaticissimo. E... Se te lo vuoi vedere, Angeli, metti le cuffie così. Esatto. Anche se, essendo, essendo <ride> di Amazon, ehm, magari non si offende se lo facciamo vedere. Però eh, esatto, è un prodotto Prime. Per evitare problemi di qualunque tipo, evitiamo a ah, Klaus, però mi stai smontando. Eh, non dire che dice Camilla Cabeio. Scusami, scusa. Bar eh. Barbie Passione Designer. <ride> ah, <una> Klaus! <ride> Bel dissing, comunque, devo dire. Che Noi non, non vediamo l'ora di vedere Cenerentola. Cioè, ragazzi, pensate eh. cosa... Allora... Avete già visto Susie's Squad? Vi è piaciuto? Io ho dei forti dubbi. Adoro il dittico di guardare. Ma qui si è si è lasciato andare senza freni, forse troppo. Che ne dite? Purtroppo, ne parliamo domani. Gianna Claire. Perché lo vediamo... Il sondaggio di stamattina era che film vediamo stasera e il popolo ha deciso dei suoi 6 squad quindi stasera andiamo a vederlo e domani vi facciamo sapere ma il 13 è uscito ieri pomeriggio eh, sì vabbè l'abbiamo messo a lui in mezzo, <ride> non aspetta, lo so, aspetta, devo vederlo. controllare hai delle cuffie in giro anzi, mi hai colto il cellulare che ha al, le cuffie bluetooth, no? S no, boh. momenti fatti nostri se no prendile da al loro posto Angel. allora, dicevo eh, il film sarà disponibile su Amazon Prime il 3 settembre. Non ci sono, e ehm, lo dico da fan di Camilla Cavello, Disney, tutti i musical. Quindi mi, mi pesa dissare. <ride> allora, facciamo sì. Tra, tra poco ce lo vediamo con Angie, e così ne parliamo. Eh, però sì, è un progetto che ehm, ha avuto un po' di peripezie perché comunque era. <coughs> Eh, già il cast comunque è particolare perché ci sono i Dina Menzel, Mini Drive e Nicholas Billy Porta nella parte della, fa della fata madrina però è stato venduto ad Amazon perché prima era eh, doveva uscire in sala reaction live come i veri youtuber cioè guarda solo il meglio vede cioè la qualità, A me la qualità... <ride> allora te, te, te lo linko da Angie grazie <ride> allora, lo linko qua Perfection. Ecco qua. Intanto, noi andiamo avanti, mentre Engi sistema. Abbiamo no... perso volevo... tutte due cose. Sì. Okay. Perché l'altra notizia di oggi che leggo mentre è sistema qui è che ehm, Fast and Furious 9 era in testa ieri al botteghino, e in eh, due giorni ha raggiunto i 600.000 euro. Quindi, ieri ha incassato altri 389.000 euro con ottima media, un totale di 641. Non è improbabile che arrivi a un milione di euro alla fine delle anteprime. Poi, la, per quanto riguarda Syssay Squad, come abbiamo già detto, la Warner ha deciso di non comunicare i dati delle anteprime, che però, ehm, comunicherà eh, nel momento in cui mh, ci saranno i dati ufficiali degli incassi, giovedì invece, al giorno ufficiale dell'uscita. ok, Angie si sta vedendo il trailer. <ride> Eh, <coughs> oh mio dio, vabbè, me, me, metto una foto di Cenerentola the legend you know. <ride> oh dio, ma è vero che ce ne diceva Menzel. Barba, uh, grazie, Barba. Oh no, no, no. Ah, oh, Pierce Brosnan. Perché Pierce? Ma sbaglio inchiostro. <ride> Ma sbaglio o è doppiato? Ma questo è doppiato? No. Ah, ok. Perché se non sbaglio, correggetemi, eh, la Idina è doppiata... Ah, da... la Fatamadrina è la cosa migliore. È doppiata da Serena Autieri se non sbaglio eh, però devo risentirlo non mi interessa per niente ora me lo guardo anch'io ma guardatelo ragazzi anzi ve, ve lo lascio nei, nei commenti ecco qua se volete recuperarlo ah beh speech perfect ok oh mio dio sono una ragazza così clumsy <ride> che ho fatto cadere le cose Camilla Cabello che è, anche, cioè che è cantante e attrice. Bello che abbia scelto una cantante per carità. Visto che scelgono un sacco di attrici che non sanno cantare, mettono, oh, James Gordon. Raise your voice, Angie. Sembra a School Musical. <ride> Peggio, e pensavo peggio. Eh. E pensavo peggio. No, pe pensavo peggio, però devo dire che è uno di quei film che non penso vedrei. È uno dei quei mi sarei sicuramente vista a 13 anni. Magari avrei anche imparato tutte le canzoni a memoria. Io ho ah, detto, Klaus, io ho un, sogno, ho un sogno, il mio lavoro sto tirando. Stavo tirando... Sì, eh, esattamente, non d'accordo. Dopo il successo come gatto, cattura corda e un topo. Ma che poi Corden canta da Dio e è molto one man Show. È un peccato che faccia scelte non popolari a livello di, eh, come dire, di scelte di musical. Cioè, fai sì, qualcosa. Forse non è che abbia così tante scelte. Ma è, è amatissimo, è apprezzatissimo. Cioè, vabbè, vabbè. Non da tutti, però mi parli di capire. <ride> eh, siete anime troppo buone, ma grazie. No, a tutti. allora devo dire che eh, eh, per dire, la Fata Madrina è la cosa che fa più schiattare, è fantastico. Eh, solo che. No mi sembrava tra poco beccavo Vanessa Anges che faceva I gotta come on così, ho capito. E quindi è quel tipo di cose che dipendo, mi andava bene a 13 anni ora non penso che lo vedrei in realtà Blast eh, dovresti vedere eh, come reagisce Angie ai trailer tipo dei, dei film Marvel <ride> e ci sono dei video da qualche parte perché ecco è un, tutto un programma non Passo. dei film Marvel, l'abbiamo fatto per Infinity War ed Endgame sì, eh, esatto. Sì, e... Cioè, voglio dire, co come, puoi come puoi reagire al primo trailer di Endgame? Non è che c'è un modo umano di reagire, sì, ma neanche poi al panel della, della Marvel, al Cominci a Dico: quello, quelle sono belle reazioni, ancora come uno. Credo che lo Dai, stile un sia un po' quello. Allora, in no, attento al Digno dell'Immortale, figuriamoci <ride> che comunque mamma mia, mamma mia Giancaso parole, parole molto sagge in Easy Girl fa schiattare ah certo e anche in Easy Girl Air, eh, Airspray facevo pure ah si sì, bellino, oh, Air Spray credo sia i miei film preferiti me lo riguardo per stare bene con me stessa what about Have been with ma, voi scherzate secondo <ride> me questo film diventerà diventerà un calto questo libro. Sono d'accordo, <ride> sono molto d'accordo. Di parte questo è uno di quei film che si canteranno tutti scaricando la colonna sonora. Eh, Santa protettrice. <ride> <ride> Giusto. In trust. So. Allora, passiamo un po' ai cine comic perché ecco. Ma la sa tutta Gabi. Eh, vedi? What am I supposed to do? Gabi che, che conosce che conosce c'era una volta a memoria, immagino, quindi cioè un dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo. Ehi, ehi, non paragonami C'era una volta ah, NG, High School Ho musical. visto tutto C'era una volta, quindi cioè, che dissi in faccio? Però devo dire che Angie è iniziato nei momenti di Lavoro voglio orbioso. sottofondo ha a voglio, voglio rumore bianco. <ride> a recuperarmi miuanzo <con> <ride> po' Tipo, sì, il rumore bianco. Fatto ogni di... tanto mi giro, sto lavorando, ma devo guardarmi so in giro e guardarmelo che faccio. Il rumore bianco oh. fatto di qualcuno che urla, Emma, Regina. È... Ma no, eh, Regina fa schiattare. A un certo punto fa: quando deve convincere le cattive che è una cattiva di loro, fa mm. è il momento di dimostrare che anch'io sono una cattiva ragazza. Boom, vodka, <ride> you're so bad. <ride> mm. Basta che non niente altro come cazzo. Si esatto. <ride> sì, Bede, ci Bede, riposta... eh, eh, mi dispiace, non abbiamo niente da dire. Eh, no, la nostra risposta a questa domanda è no comment. No comment. No comment. No comment. Uh, comunque, sappi che abbiamo letto nelle foglie di te che dovrebbe uscire nella notte del solstizio tra le 2 e le 4 di mattina. Ehm... Um, in base all'allineamento dei pianeti e delle costellazioni, se è scendente Leone, se Sennò... esatto. Altrimenti non esce. Altrimenti non esce. E, tra l'altro, c'era una volta pure l'episodio musical È la non cosa Laura... che io temo più di tutte. Io so che c'è quell'episodio, ho visto all'epoca degli spezzoni da quell'episodio. Io ho paura. Io ho pauraissimo okay. per... secondo me per tornare a Spider-Man, la mossa più geniale sarebbe non farlo uscire. Non farlo uscire. sono molto d'accordo. Pensate che bello se nessuno, cioè, che campagna! Che uno si aspetta sempre il trailer, e poi alla fine non esce, usciamo solo alcune foto e basta. Io sono dell'idea che cioè, lamentarsi del trailer di Spider-Man No Way Home va bene, ma qualcuno si ricorda il trailer di Infinity War. Il l'hype che c'era, le campagne per farlo uscire, la gente che faceva i video per far uscire il 3 Infinity War, quello era attesa, cavolo, cioè, raga, cioè tre anni fa le cose erano veramente pesanti, eh, voglio dire eh, Fede doveva uscire al, al compleanno di Tom Holland Spider-Man eh, Day. Spider Day doveva uscire il Tot giugno perché lo diceva una pagina giapponese doveva uscire il Tot Luglio perché lo dicevano le stelle <ride> lo dicevano le stelle. alla fine meglio ehm... Dimenticarselo <ride> e vedere un po' esatto. quando ci sorprenderà la Sony perché magari non uscirà neanche ad agosto. Se ne parla a settembre, cioè. ma sì, perché si torna a scuola. Peter torna a scuola e quindi poi ritorno a scuola sì. quando uscire il terrieri. Io vado, sì. Gabi, ce la segniamo. Esce il 32 agosto? Sei sicuro? Dici, oh, scomme, facciamo una scommessa, puntiamo sul 32 agosto? Vai. Okay. No, magari sarà... magari sarà... Quando torneremo a Hogwarts, guarda, bene, se lo fanno, quel giorno esce, cioè, il ritorno a Hogwarts, c'è cioè il Shang-Chi che esce al cinema, se fanno uscire pure il tè della Sony, voglio dire, è proprio un, non so, cattiveria, proprio cattiveria. Esatto, cross-branding, <ride> cattiveria. <ride> Molta cattiveria. E allora... altra cosa che ho letto? Non... Eh, vedi, Gabi, qua. qua il trio di cattivi e a Ursula, Ursula che è giocata due puntate e poi è tornata buona con quei tentacoli che ancora mi eh, mi hai, incubi hai, peggiori hai appena spoilerato tutto Once Upon a Time e i nostri utenti eh, Mirko, Ursula che torna tornata buona è una roba di sette anni fa, credo a far poco Quindi. Ecco, adesso, no, adesso non se lo vediamo stiamo parlando cosa di cosa. Lost <ride> dopo tutto è finito, l'altro ieri l'ho finito due settimane fa allora eh, eh, eh. ah sì, è il momento di vedere un po' come sarà questo gore il macellaio eh, ma scusa macellatore di dei Vabbè, siamo anche lì. macellaio, anche macellaio. Bene, il senso è quello allora come sarà questo gore, perché allora, se ricordate eh, le riprese australiane di Thor Love and Thunder erano già finite solo che a Malibu sono, sono ripartite, eh, probabilmente già una sessione aggiuntiva, anche perché Ma poi è il ecco, logo o il tuo computer che le crepe? Ah, il logo, è il logo. Okay. anche perché ehm, comunque il film uscirà eh, l'anno prossimo e le riprese aggiuntive comunque si sarebbero tenute. E questa poi è la sessione americana perché sono a Malibu e in effetti sono uscite queste. <ride> Sono tre etti. Eh, tre tre etti di Dio del Tuono, che faccio, lascio? E infatti ecco il momento che tutti aspettavate, vediamo come sarà questo gore. Questo è un live reaction. Wow. Vediamo un po' delle foto più decenti. Bellissimo. <ride> ok, aspetta. Wow. Allora, andiamo... <ride> È un embed un po' bruttino, però aspetta, qua lo vediamo un po' meglio. aspetta Vediamo se, wow. vediamo se, se clicco qua. È esattamente quello che mi aspettavo di vedere. Perché non me l'hai detto? Cioè? <ride> Ma stai sfottendo? certo che mi sto sfottendo, <ride> mi sono rimasto male. Vabbè, aspetta, guarda questa. Eccolo qua. Ora condivido questa. Ma io volevo vedere Christian Bale. Ma questo è Christian Bale? Ma non lo vedo. Ma certo che è Christian Bale, guarda. Ah sì, sento già il, il doppiaggio di Coso in testa. Il doppiaggio di chi? Sento già... Oh, non importa, questo posto è mio. E... Intendi Santa Maria? Sì. Vabbè, non è detto. Il nostro drago Santa Maria. Maria. Era una battuta, cioè, ho preso il ruolo più iconico col doppiatore più iconico, tutto allora, qua. Aspetta, aspetta, ecco qua. Ma è Visione bianco? No, sì, forse sì. Eccolo qua, ragazzi. Gli ecco ingegneri nostro... Prometheus. Allora, qual qualcosina rispetto al fumetto ce l'ha. A me piace molto il design, cioè sul serio, mi piace veramente tanto il mantello così, è veramente figo. È bello eh... che sia, tipo in bianco e nero, capito? Esatto, no, no, mi piace, non so, 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 però mi spiace che c'è. Cioè, cioè, eh, non vedo l'ora comunque, non mi aspettavo talmente questo, sono. sono... Stranita, però sembra una figata. Spero, mi piace un sacco vediamo... il design della cappa e il mantello. Tutto quanto ora vediamo. un'altra cosa. Allora, perché... Sembra esatto. Sembra, una... sembra un po' scolpito, no? Da Michelangelo. Allora, trovate, oh, oh. Se vi va, trovate un mucchio di foto sul sito del Daily Mail perché queste sono apparse su Twitter. Però, 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 allora vediamo. Qua c'era, mi pare, nello speciale ah, di sì, Fumetti, fumetti c'era sì, sì. un po' una. un'immagine di gore dai fumetti. Ah, uguale. Allora Angie, immagino. Che ci sia. Ma anche... sto... Allora, io non sono quella che vede la no, foto figurati. di taskmaster e dice: Oddio, ma non è uguale ai fumetti. Sembra un povero quando è... non può essere uguale ai fumetti. Sto scherzando, era per dire. Sì, è bella questa immagine, bella e, 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 e immagino poi ci sarà anche un po' di digitalino. Eh? Vabbè, per anche forza. perché uno, <coughs> un commento ho letto su Bettese, è stato oddio spero gli tolgano il naso <ride> però eh, a Voldemort piace questo elemento come Voldemort insegna eh, non avranno problemi a toglierlo se, se vogliono <ride> hanno comprato l'action figure ma si sono scordati oh, ecco cosa, di... cosa mi ricordava i segnalini delle, dei giochi da tavolo che però non puoi dire ecco cosa Sicuro. vabbè allora penso io sì, penso che cioè, Voldemort insegna lo toglieranno il naso cioè. Eh, ma sai che è una cosa molto molto comune. Non di fatto non avere il naso, ma di che basta poco per disumanizzare qualcuno. La sì, prima cosa per disumanizzare qualcuno è togliere un elemento, occhi, naso, bocca. È la prima cosa, ti stranisce subito. Quindi penso che andremo avanti anche. Poi, se, se il lesaniconico iconico è senza naso, ha senso, voglio dire. Toglielo. Ha senso. E niente, questo volevo dire. Passo. esatto mia, piccola fantasia di carattere design finisce qui grazie allora, eh, passando poi a no, no! Just... giusto Dicevo, passando a un altro progetto particolarmente ambizioso è Dune come dicevamo, ehm, come stuzzicavamo nel titolo di questa live, perché Jason Momma vuole vedere l'edizione estesa che dura fra le 4 e le 6 ore. Jason, io vorrei vedere prima il film, magari, e eh, poi riparliamo l'edizione allora, estesa. Allora, Denis Villeneuve, se lo conoscete, è un po' prolisso, possiamo dirlo, quindi non mi sorprende che abbia girato un film di... Dillo ai cinque finali di Peter Jackson. Detto, di diverse vabbè. ore. Eh, però allora, la cosa che ha detto Jason Momoa al New York Times, ha detto, è stato un film bellissimo da guardare sul grande schermo, quindi già l'ha visto. E sapete cosa devono fare? Distribuire la versione di 4-6 ore della prima parte. La prima parte, eh, lui intende comunque sempre questo Dune come parte 1, perché il progetto iniziale era di, di, di dividerlo in due parti, quindi ha detto questa cosa così per questo motivo, dobbiamo poter guardare il film di 4-5 ore come se fosse una serie televisiva, scelgo io quando vederlo tutto d'un fiato. Cioè sembra che lui si riferisca magari che in un video possano far uscire questa versione più lunga. ha ehm, Aggiunto poi, voglio assistere alla visione integrale di Denis, non voglio che sia fatta a pezzi. Allora, già da, qui, già da qui capiamo che in realtà eh, comunque la roba tagliata c'è, eh, come, come non i film... Eh, però la questione è che un conto è se il cosiddetto montaggio preliminare, l'assembly cut dura sei ore. Che non è, non può definirsi un film. Eh, perché sono, sono montaggi, veramente appunto preliminari. E un conto, però, è vedere se magari Denis ha veramente questa versione da 4, 4 e mezza, 5. Eh, allora. <ride> proprio perché è comunque immagino che sia il tipo che. I discorsi sono Senza sempre più problemi ad arrivare a quel minutaggio. Eh? Sono sempre quali discorsi, sono sempre gli stessi per ogni film. Abbiamo il ritorno del re che per essere il progetto ambizioso che è, dura tre ore e un quarto, funziona da dio, ha vinto 11 premi Oscar, no, premi Oscar. Tanti, sì. tanti premi Oscar e è perfetto! La versione estesa è ancora più figa, ma non la... Cioè, io la vedo tutti i giorni la versione estesa. Però non è un prodotto fruibile in sala per tutti. Cioè, quando tu mandi un film in sala, deve essere un prodotto che tu vai lì e le persone, non è che deve essere di 5 minuti, così non si distrangono, ma neanche di 10 ore. Ok? Cioè, deve essere fruibile. Punto. La Snyder Cut. Perché ha funzionato? Perché non era... Cioè, io la avrei l'avrei vista al cinema? Magari sì. Perché comunque, il film del resto dura 4, 4 ore e qualcosa, Ok. Ma non è un film, non è il prodotto che avrebbe funzionato in sala per tutto il pubblico. Non c'è molto da dire. Dune, ok, magari la versione di 5 ore è fighissima ed è una director's cut interessante, ma si chiama director's cut per quello. La Zack Snyder non avrebbe mai funzionato in sala per tutti, così come le versioni senza ritorno del re. Non è la questione, una c'è un motivo, se i film devono durare. Certo un tot e, e ci si assessa attorno a un minutaggio cioè, eh, esatto. quindi è chiaro che eh, ci sono altri mezzi per fruire di un contenuto più lungo però al contempo è chiaro che un, un compromesso ci vuole ma poi e... è problema, Gabi: ma giustamente non solo le persone, non avete, ma le persone hanno anche cioè, bisogni fisiologici e ritmi fisiologici lascia perdere la pausa bagno che già tre volte ci va in sei ore e quindi ti perdi comunque pezzi di film ma anche veramente noi con il ritorno del re non mi sono stupita perché era pomeriggio ma con gli altri due film del signor Ianelli che io non vedevo l'ora di vedere da vent'anni da no, vent'anni un po' di meno a qui da dieci anni al cinema comunque è tosta stare tre ore alle nove di sera senza percepire la stanchezza non è facile sembra che questi discorsi li facciano persone che non sanno cosa sia il cinema o che non sanno cosa sia il media del cinema è difficile, non, non è una serie tv, come dice Jason, che puoi far pausa, vai in bagno, ti fai un caffè, ti fai un panino, eh, chiacchiere durante la, la visione, è un film che va in sala. Eh, però, cioè, quello che intendeva, credo, Jason, non è, cioè, non credo che intendesse farlo uscire. No, no, cinema. ma, son da, ma ah, sono la prima a dire, se hai una versione, o personale, o director, di un film, falla uscire, a voglia. Anche perché cioè, per i Signori Anelli, per i fan, la versione unica è quella estesa, per dire, non quella cinematografica. Sì, sì, sì. Però credo sia poi il bello dell'on video. Cioè, se eh, si riesce ad avere un tipo di equilibrio per cui al cinema faccio vedere una versione mm -hmm. che è un compromesso, che però comunque mi sta bene, in un video offro pure qualcos'altro in più e eh, esatto. così ecco, si ridà anche nuova vita no, no, il mio discorso... alle opere. Che credo sia mm. la cosa più bella. Cioè, se Snyder... Snyder non dubito grandemente che avrebbe mostrato la Snyder Cut al cinema, esatto. sarebbe anche lì arrivato a un compromesso esatto. se non avesse avuto tutti i problemi che ha avuto. Esatto. Però, se um, se, avesse, um, se fosse arrivato a un compromesso poi al cinema, magari ecco, avrebbe dovuto anche offrire qualcos'altro in un video come poi aveva già fatto per Batman vs Superman. Esatto. Quindi. Secondo me questa è poi la cosa più bella, cioè no, eh... vedi un film al cinema e poi magari vedi qualcos'altro in un video. Assolutamente, ma, ma perché sono due media diversi, è un prodotto diverso, e poi no, il mio discorso era più critico, era sulla scusa che molti trovano del eh, vabbè, ma in sala è a tale edizione quella che ha voluto la produzione, quella tagliata, quella montata. No, in sala va un prodotto che deve funzionare per la sala. Se non funziona in sala, non è colpa della, della mancata director scatto, della mancata versione estesa. Deve funzionare. Poi la versione estesa deve essere un di più, una cosa che lo arricchisce, una cosa che i fan adorano, una cosa con eh, più significati, più livelli di lettura. Ma in sala deve andare a un prodotto che funziona. Se non funziona, non funziona. Non me ne frega niente che il regista... Eh, ma il regista ha agiato altre 5 ore. E eh, vabbè, è stica. <ride> perché prima di girare eh, si scrive una scena... Scen esatto, un che funzioni, voglio che dire... Dovrebbe darti già un'idea di quanto durerà un film. Ora vediamo se poi Jason si riferì effettivamente da, al premontato, a questa specie di perché sei ore c'è cioè, dubito anche che a sei ore, esatto. sinceramente, già quattro mi sembra qualcosa di più Tantino. comprensibile. No, e... ma non era, non era riferito a Jason in particolare Però, e a Dune, assolutamente, an anche perché poi eh, sul sito di Venezia c'è scritto che Dune dura 155 minuti. Ehm... Quindi quanti minuti? Quante, minu quante perché devi fare i matematici a me? Vabbè, due ore e mezza. <ride> e... Ecco, tra l'altro, Fede, ma a parte mascherina, che io lavoro la con la chirurgica, però dopo tre ore di pianti era un pochino inzuppata, mi dà un fastidio sì. insopportabile. Però mascherina a parte, comunque, eh, la direzione è sono quattro ore. Quattro ore in sala, io ho la schiena andata dopo il ritorno del re. Lo rifarei ancora domani, perché è stata un'esperienza fantastica e il ritorno del re vale ogni centesimo e ogni minuto e ogni inquadratura, fantastica però è tosta come dici tu quindi voglio dire, non è proprio la... eh ma io andrei a vederlo, anch'io andrei a vederlo però mi spaccherei la salute, voglio dire mi spaccherei la salute voglio dire, spaccherei la schiena e mi ucciderei la salute ho fatto un crossover <ride> tra i due <ride> ok però sì, è... ha senso quello che dite, cioè un prodotto deve funzionare in sala, poi se vuoi la versione estesa? Vuoi le scene tagliate? Vuoi la versione alternativa? Va benissimo esistere un video. Facciamo un salto sempre per um, Signore di Anelli. Vediamo un po'. Uh. Nuove foto a dietro le quinte. Immagino che comunque non si vedrà nulla. Uh, guarda le E dettagli sulla fine delle riprese della prima stagione. Allora, Baiona che ha pubblicato le cose. Ho già, sono troppo già questa è un'immagine stupenda. Vedo foreste vere, luce naturale. mi va bene così a posto. <ride> allora, allora, leggiamo un attimo questi dettagli. Allora, eh, Fellowship of Fans rivela che nonostante secondo i piani iniziali le riprese dovessero terminare domani 5 agosto, alla fine, alla fine sono concluse il 30 luglio con un party di chiusura in serata. Ah, i parte di partecipare. Sabato la maggior parte del caso della troupe coinvolti potranno tornare a casa. Alcune persone sono rimaste Nuova Zelanda per 20 mesi. Qualche giorno fa si è parlato di riprese aggiuntive in corso a Londra, sembra che una terza sessione di riprese aggiuntive verrà programmata presto per sistemare elementi emersi durante il montaggio degli episodi della prima stagione, buona parte della quale è già conclusa. Si tratta di un processo normale, vabbè, eh, per grandi produzione come questa, e quindi vediamo un po' alcune immagini... Ah, guarda qua, che bello. Wow. Nuova wow. Zelanda in cui andare Giappone o Nuova Zelanda. Nelle immagini invece condivise da Amazon vediamo i tre registi confermati degli episodi, J.A. Baiona, che ha diretto la doppia premiere, um, Wayne Ip e Charlotte Brandstrom. Insieme a loro alcuni operatori e tecnici impiegati nelle riprese in serie spagnole con in Nuova Zelanda. Allora, qui vediamo IP, qui vediamo Brandstrom e qui vediamo J.A. Amore! Vediamo Am questo ah, reale. Alexa. Ah, beh, siamo ammiriamo no, mi... Bayona. Vabbè, sì, anche. <ride> Però ammiriamo questa che area. Cuore, Alexa. Bayona. <ride> Tanto amore. <ride> non vedo l'ora. E quasi l'immagine quella... anteprima, date quel bel carrello. Ah. Mamma mia, io sono curiosissima. Guardate queste spiagge. Tra l'altro eh, mi fa troppo ridere perché siamo qua pieni di hype. Però Mirko, ho appena visto la prima foto della serie. La cosa che ha detto eh, Amazon Prime, non ascoltare ascoltarlo che stiamo dicendo, è stato io non ci posso credere devo dire questa meraviglia su Amazon Prime Video, cioè non, non ci posso credo, è in streaming. settembre eh, 2022 eh, comprerò un proiettore 4K il Dolby e eh, soprattutto eh, regalo una vacanza ai vicini di diversi almeno la premiere i, i primi due episodi regalo una bella vacanza per Senti, 10 giorni a dire. Devo dirti una andatene. cosa però, nonostante tutto questo la connessione potrebbe comunque fare schifo e interrompere la visione, non piacere. Non ci avevo pensato allora. Io, è la prima cosa che modo. ho pensato quando mi la detto Amazon Prime e streaming, cioè, è la prima cosa, è la prima cosa. Comunque, cioè, <ride> è stata annunciata a novembre 2017 me. e arriverà nel 2022. Mamma mia, vabbè, ah, si beh. sapeva che avremmo dovuto aspettare tanto, però in effetti non mi aspettavo così tanto. però ecco già dalla prima immagine si vede l'ambizione. Luce cioè, naturale, paesaggi, deve essere croleggiao, esatto. <ride> Tra l'altro, ora che nomini che vi fai, gli vede, cioè, mi è venuto in mente lui con croleggiao, ma, ma, ma wow, ma wow, ma wow, e eh, figurati, <ride> sarebbe stupendo. Sto aspettando che Amazon si compri, ma so, guarda, io beh, comincerei a fare <ride> una roba tipo Netflix, ossia, una cosa positiva che fa è la possibilità di scaricarti il film sul tuo, le, sul tuo dispositivo, almeno una volta che te lo scarichi. Te lo scarichi in full hd lo puoi vedere sul, suo, sul tuo dispositivo per un periodo limitato ma almeno non hai il terrore il terrore che si blocchi che si carichi e invece manco quello capito Archie? quindi io ho proprio una paura pazzesca però 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 ehm, anche Netflix poi fa gli accordi con i cinema ogni tanto quindi per far arrivare anche certi film eh, al però Netflix, un theater, eh, no, no, no. è Netflix è vero non ti è è confidiamo in Amazon in quest'anno confidiamo <ride> in Amazon ma, magari faremo un accordo con, con Arcadia Melzo esatto. e la, le vedremo lì. E, Ma allora è tutto vero, eh io Gabi. Ti cito: ti Immagino, cito... vado una, vicino agli alberi a toccare. Eh, mi viene mettere i suoi anelli, capito? Con Tizi, Chloe e che fa Kevin Faghi. Vi ricordate il sapore delle fragole? <ride> e Kevin Faghi, oh, non ricordo il sapore delle fragole, il tocco dell'erba. <ride> È abituato la CGI, non ce la fa meraviglia. Ma la nuova zanda fa: riesco a vedere la contea ah? e il fiume Branchino Casa Baggins e un po'. Se dobbiamo recuperare qualcosa però. sì, sì ad avere un teater, di Arci ad avercelo e... ad avercelo ad avercene, voglio dire. Allora, qui trovate un, un dietro le quinte su Ghostbusters Legacy, la scoperta della fattoria di Ego, il nuovo video al backstage. Carino, Legacy, mi ispira molto. Vediamo, vediamo se mh, ho saltato qualcosina. Ah, vabbè, qui trovate la, una feature E ci a Dario prima di parlare del trailer di Venom. Vuoi parlare del trailer di Venom? Beh, cosa dire? Ehm... È uscito lunedì, quindi è un po' tardi per parlarne. Però vuoi parlarne? No, <ride> No, scherzo. E eh, allora vediamo un, po perché... <ride> vediamo un po' perché mi ha, mi ha un po' scosso. E... <ride> eh, io, sono, io sono, ho l'ottimismo nel sangue, quindi spero sempre che un film mi sorprenda. Non sì, però... sono convinto, convinto che la Warner faccia uscire il titolo di Animali Fantastici in questi sì, giorni. Con... Eh, però ecco, come dice Gabi, devo ammettere <ride> che. Almeno da quello che ho visto nel trailer, poi magari al cinema sarò, non so, eh, meravigliato dal, dal, dalla, dalla perfezione dei fatti visivi. Però in realtà è il tremato fastidio proprio in quel senso. Cioè, ah, ha fatto quello fastidio del trailer? A me la cosa più fastidiosa è questo, questa pioggia di, di, è di, di pixel che mi sono entrati negli occhi eh, senza avermi convinto. A me è tutto e... il resto, assicuro. A te non è piaciuto il tono, invece? Tutto, mi piace piaciuto mm. Perché sì, nel senso. Pure... Ormai se è capita la direzione che vogliono prendere, no? È molto più scanzonato come, come tono, eh, con Venon che parla di divorare persone, però comunque. E okay, per Venon loro... che mena il, il nuovo ragazzo della sua ex, capito? Oh, scusa, oh, scusa, non volevo farlo. Sì, che volevi farlo, ma non farlo, <ride> Sì, che volevi farlo. È cioè, tipo sì. Gollum e Smigol. Sa no? molto di. Tipo i cartoni che, che vedevo. Però no, trasposto a. Sa molto di film Marvel degli anni inizio 2000. È esattamente quello il tono, ma devo dire anche il primo abbastanza. Questo è pale... il cattivo. Carnage, secondo me, è proprio il cattivo Marvel anni 2000. Cioè, io allora, sono la prima a dire: vabbè, non è che il cattivo deve. Ehm, veicolare qualcosa di un film, ma in questo caso non, uno non è il cattivo perché <ride> la furia di Carnage è praticamente il coprotagonista, quindi ok, e poi in questo caso non è un cattivo sottotono, un po' macchietta, è proprio il cattivo anni 2000. Quindi... Ma in effetti se ci pensate anche Venom, no, un eh, po' sì. eh, sembrava comunque un film un po' in ritardo. Sì, ecco, ecco, <coughs> non è, secondo me non è brutto, secondo me non è la parola esatta, è in ritardo. Nel senso che sono comunque dei toni, dei, non so, dei codici sia visivi che di narrazione che sono un pochettino eh, ormai sorpassati dopo tot anni di Marvel Studios, dopo eh, Nolan, dopo Snyder. Sono cose che secondo me fanno un po' fatica a essere attuali. Tra l'altro, proprio su Angel eh, ho appena detto Venom, e eh, non è brutto. <ride> <ero> ecco un'altra <ride> cosa, visto che non leggo Bat Taste, mi ero persa. Ma Venom era davvero così brutto. Que questo era uno speciale mi sa di, di Ferrari. Di qualche, spero di sì, ok. Ho azzeccato il Gabriele. Ah, ok. L'anno scorso, ecco perché non me lo ricordavo. L'anno scorso, esatto. scusa, Gabriele, non l'ho letto, me lo leggerò di sicuro Tro perché mi giusto. interessa tantissimo. In cui fa una riflessione su Venom, però sì, nel senso che visto che il primo ha fatto un botto di soldi, con questo mi sembra proprio la tipica cosa. Continuiamo così, e Hardy ha avuto anche molto più potere questa seconda volta, e era proprio in... A me fa sempre... Addirittura, forse addirittura, se non sbaglio, ha contribuito pure un po' alla scienza. Eh, adesso faccio un po' la nazi, proprio cattivissima. A me fa sempre un po' paura quando danno troppo potere sia allo star power che al, al prodotto in sé. Cioè, per esempio, nessuna me ne voglia per il dissing, io adoro la Marvel, però... <ride> Oh, Widon, wow, ci hai dato un prodotto eccezionale con il primo Avengers, che è frutto di un lavoro collettivo che ha funzionato. Visto che è andato così bene, mo' il secondo fai tu, va, va, vai, 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 vai. vai. Idem con ganna il secondo, idem con un sacco di eh, star che si mettono a scrivere. Cioè, cioè è veramente tanto potere. Io darei, direi che magari uno studio dovrebbe fare lo studio e mettere i limiti dove deve metterli. Tutti, eh, ma no, ma la Marvel, la Disney, dicono agli, ai registi cosa fare. Ok, brutto tappare la creatività in certi modi, però è anche vero che se un prodotto deve essere coerente all'idea di uno studio e a un progetto editoriale, mettere dei paletti serve. Quindi... Però beh, in questo caso non c'era un progetto dietro, quindi vabbè, andiamo! Ah, ah, <ride> dico. Cazzo, cane. Alla via così. <ride> ah, eh, sì, es esatto, dopo avuto il ciclo fantastica avventura. I film che ci guardavamo da piccoli la domenica, bellissimo. Ma invece c'è qualcuno a cui il trailer è piaciuto? Cioè, siamo curiosi di, di scoprirlo, no? no, Ma allora, per di... allora non è che mi ha fatto ribrezzo, solo che l'ho visto e ho detto, ma, ma veramente, cioè... no? Eh, ho detto a me hanno urtato un po' gli effetti visivi. Cioè, sto film comunque uscirà. Oddio, cioè, tra questo ah, e l'acqua preferisco questo. No, io no. Ecco, vabbè. <ride> cioè, nel senso, ho visto... Un... Allora, nel senso che... Comunque, non come film, come effetti visivi. C'era eh, Andy Serkis alla regia, eh, c'è Andy Serkis alla regia, però ecco, è, è esattamente quello che stavo per dire, nel senso che dal trailer non si vede, <ride> e perché è concentrato un po' su altro il trailer, però in realtà spero di vedere un po' di... Un po' la sua mano. Lui poi ha detto: Si è sbilanciato con una cosa molto forte. Ha detto: 'Ho trascorso una vasta quantità di tempo della mia vita a interpretare un personaggio dalla doppia personalità.' E Oddio, quindi... io prima ho parlato di Gollum e Smigol, ma non avevo assolutamente collegato. Esatto. E quindi c'è in questo Dietro le Quinte in cui se ne parla. C'è <coughs> un, anche uno sguardo al, alla realizzazione di alcune scene, però alla fine. Ecco, un trailer è poco per giudicare. E secondo te? Siamo curiosi, sì, nel senso un trailer come questo eh? perché comunque fai del giusto azione, carnage, bla bla. E, però dai, speriamo di... speriamo nel film. Vabbè, <ride> lo metterò comunque nella mia sequenza di storie, to e cinema, cioè su questo è sicuro. Che uscirà in teoria il 24 settembre, diciamo in teoria perché in realtà la data è sparita da, dai trailer sì. eh, e anche dal sito ufficiale. Bello! E come dice Manuel, si sono accorti poi che settembre è un mese affollato. Esce il mondo a settembre, io non mi ricordavo che Dune era così presto, per esempio. Sì, Dune però eh, da noi esce a settembre. Vabbè, ho capito, però cioè, veramente, è, è affollatissimo settembre-ottobre. Meglio, non vedo l'ora di godermi l'autunno al cinema, però è, è veramente troppo affollato. Eh, lo so, e... però dai... Vediamo un po' come andrà. Anche perché poi l'idea di avere, non so, altri slittamenti, eccetera, non, non mi aggrada. Visto, ormai, per, perché ormai non è stata di slittamenti. È che dopo un anno che senti solo slittamenti, appena qualcuno dice: No, magari lo rimandiamo, no, non farlo! No, che poi non esce più. Io, per esempio, sono. Eh, Ti ho chiesto anche l'altro giorno: quando è che esce The Kingsman, il prequel di Kingsman? Ma se non sbaglio, l'ultima data era febbraia. Aspetta, no, se non sbaglio dicembre. Eh, perché, perché io quel film ce l'ho qua da abbiamo, una vita. L'ho spostato più volte. No, The e Però proprio... l'ultima data, se non sbaglio, era dicembre. Aspetta il controllo. Quel film me lo, lo aspetto, è uno dei film che attendo di più di quest'anno. Sì, se sì, non il film eh, che attendo di più. L'ultima data comunicata alla Disney era proprio... Ma come il 29 dicembre? Allora, questa IMDB a volte è canna IMDB, però l'ultima data mi sa che era proprio dicembre. Mm -hmm. Quindi sì, boh, eh, vediamo se poi riparto con la promozione. Gabi fa un po' di ironia sul fatto che questa piattaforma streaming è pericolosa chiamata Delta, Pure, lo sappiamo che è pericolosa, e però siamo ottimisti. Allora, Gabi, allora non voglio che essere cattiva assolutamente no. Ma se The Kingsman non va in sala, disdico tutto quello che devo disdire. Non me ne frega niente. Basta Ma che devi disdire. Basta, <ride> basta. <ride> Vabbè. Comunque, visto che siamo in chiusura, vi ricordiamo un attimo gli appuntamenti di oggi, ovvero due e mezza Bad Comics yes. e, e, e alle cinque torna Nonno Alò, potrebbe essere poi un saluto, chi lo sa, <ride> no scherzo, <ride> si prendeva anche giorno causa mi sa. E, quindi siateci perché si parlava poi degli ultimi film, degli ultimi, delle ultime serie. Immagino si parlava anche di un bel po' di SuSe Squad. Raccomando... Anche se già ne ha parlato un po' durante la alografia di, mm, di, di ieri, dedicata a James Gunn. Che trovate appunto in archivio. E qua trovate uno speciale. Non so se ne abbiamo mm, già parlato ieri, però sì. il nostro Marco Lucio Papaleo ha scritto un bello speciale, bellissimo, ragazzi. Un prodotto eccezionale. E, ed è prima, è, dovrebbe essere il primo di, di diversi speciali, visto che arriverà su Amazon Prime Video, esclusiva mondiale, Evangelion o oh Evangelion. Evangelion. Eh, scusate, <coughs> l'ho detto alla latina. <ride> Sono giapponesi, Mirko. Sono giapponesi, quindi... eh, try Suponot Time. Capito? Conclusiva della Gematella della Event Remake il reboot di una serie. Di una serie no, prima della... okay. Bello, hai detto tutto. <ride> sei capito benissimo. Ho detto: vabbè, a questo punto facciamo un riassunto. Comunque, detto questo, allora, grazie a tutti per averci seguito anche stamattina. Dobbiamo dire altro Angie. andremo Io... a vedere so se... a questo punto sui side squad. Eh, sì, mi sa che ne ha parlato. Lo so, non mi... lo so, però è il mio articolo preferito proprio. <ride> la cosa più bella della, della questione Scarlett Johansson Disney eh, sono i meme. Ma lo, stupendo. <ride> Tra l'altro, noi non abbiamo ancora parlato in diretta, sai, perché ne è successo dopo la nostra diretta. Se non sbaglio, e non abbiamo più fatto dirette. Quindi, giusto per farvi sapere i cacchi nostri, penso che qualsiasi persona, qualsiasi freelance. Qualsiasi persona che è sotto contratto con agenzie, con clienti vari, non possa che essere d'accordo con Scarlett Johansson per un ah, semplice motivo. Anche se si parla di 20 miliardi di dollari. Non mi interessa se ti dicono, perché non, penso che a nessuno faccia piacere, uno, essere preso in giro dalle persone che ti devono tutelare, e due, ricevere meno soldi, anche fossero 10 euro in meno, di quelli che ti devono. Penso che a nessuno vorrebbe piacere ricevere una busta paga con scritto Sai cosa? c'è stato il Covid, quindi lo so che è il tuo stipendio di 1500 euro, però te ne diamo 700. <ride> Ciao! Quindi il discorso soldi, di quanti soldi sono, non c'entra assolutamente niente. Anche perché bisogna essere. lavorare un pochino di logica e capire che se una compagnia, qualsiasi compagnia, non parliamo solo di Disney, ehm, posso dire, qualsiasi compagnia si abbia eh, la forza e la diciamo il, um, come si dice, eh, il, um, il potere di, di fregare star così importanti e così tanti soldi avrà sicuramente lo stesso potere di farlo anche coi pesci più piccoli se, soprattutto... pensa se pensate che se la prendono solo con Scarlett Johansson e non faccia lo stesso con qualsiasi altro dipendente o freelance che lavori per loro è Un pochettino un ragionamento, cioè... infatti, a volte serve quando poi, ecco, star del calibro di Scarlett Johansson eh, affrontano proprio a, a faccia piena il sistema. Perché parliamo comunque della Disney, di una potenza immensa. Esatto. E non tutti si metterebbero contro la Disney, però, Scarlett Johansson che in realtà <ride> ha pure chiuso con Vedova Nera e la Marvel e, ha detto, Sai che c'è. Visto che tanto addio a sto punto, ma sì. sono d'accordo, anche perché come dicevano molti, eh, parlando di pesci più piccoli, il pesce più piccolo è anche una Florence Pugh, per esempio, o oh, la regista eh, Scarlet ha potuto parlare perché lei ha chiuso, ma pensate a tutte quelle persone che come lei sono rimaste fregate, ma essendo sotto contratto, avendo altri lavori da fare, non possono prendersi il rischio di parlare. C'è cioè, una cosa bruttissima, sì, quindi poi... penso che... Cioè, va pure può Servire anche il fatto che, ecco, Scarlett Johansson è comunque una potenza a livello di immagine, sì, sì, immagine sì, sì. e Star già power, ha ricevuto poi un bel po' di consensi. Mm -hmm. eh, ha avuto, è stata già difesa da diverse eh, personalità. E poi, qua vi fa capire anche il fatto che c'è stato anche qualche problema. Interno. Se leggete questo articolo di Berni, c'è stato qualche problema interno nel passaggio poi da Bob Biker a Ciavec, nel senso che Ciavec. <ride> Eh, come si dice ciapec? Non lo so. Ciapec -cia vino lieto, cia è oh, napoletano. <ride> <We>, ciapec <ride> ciapec, -cia cia 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 io... guarda com'è la differenza tra nord e sud. C'è qualche Il problema con gli e.k. finali, tipo Salma. Iecca, iecca ciapec comunque, ciapec. Eh... <ride> Si è un po' scavato la fossa da solo, altra eh, cosa bravo sì, per sì, il sì. fatto che la trasparenza è la cosa più importante. Quando non c'è trasparenza, eh, soprattutto poi con delle star del Caribe e Scarlet Johansson è un grosso problema, Assur anche perché voi. Eh, Gian caso <ride> perfetto. Eh, no, nel senso che eh, eh, una delle altre cose, come dici tu, br veramente brutte di questa situazione è stato il buttarla sul populismo estremo. cioè Ragazzi, non puoi dire questa qua, la cosa che ha detto sul. È eh, ma il COVID allora è esattamente la stregua <ride> del. E allora i Marò e il PD è la stessa cosa. È detta da uno che è a capo di una delle aziende più importanti al mondo, ti fa girare, anche perché ha veramente dato in ballo le vittime di COVID, che è una cosa. È un argomento no, caldissimo. Dire, è una vabbè, roba bruttissima. Questa cerca soldi è. Eh, Ma intanto i bambini muoiono nel <ride> terzo mondo. Sì, che sono comunque delle posizioni condivise poi da, da alcuni. Eh, però sì, il discorso è quello: cioè se non riesci a che ora che è iniziato il suo mandato a intrattenere, a, anche a eh, garantire l'equilibrio tra i rapporti con le, con le star, è un grosso problema. Grosso. E io infatti sono felice di come siano andate le cose con Scarlett che ha detto: oh, Me ne ah, van... fotte proprio, vo <ride> voglio <me ride> vo <ride> Vog i miei soldi. Ciao Beck, <ride> <ho ride> me ne fotte proprio. è da me, scazzato. Eh, esatto, e grazie a tutti per aver votato in questo sondaggio. Sul vabbè, abbiamo capito che Ciapec è napoletano e non sulla milanese. Sul pronuncia del cognome di Bob, eh, giustamente mi sembra di se Si rischiano gli attori, eh, ma, ma più che altro eh, d'ora in poi c'è anche molto questo, cioè questa, questo sentore. Nel senso, se vedi che un'azienda eh, una non ti tutela, difficilmente stringerai accordi di un certo tipo. Io sono della eh, finanza, esatto esatto eh. sei sì, ancora online dice Giulia vi ha raggiunto tardi questa mattina hanno vinto le Olimpiadi chi ha vinto Giulia dici perché non abbiamo avuto seguito hanno vinto le Olimpiadi tra noi e le Olimpiadi hanno vinto le Olimpiadi vabbè sono non un capito niente vabbè dai e Giulia eh, fai... esatto esatto ma sono d'accordissimo cioè anche Gan l'avevano gestita veramente veramente male come cosa ma veramente male <ride> ora chiederemo a Berni chi ha vinto le Olimpiadi <ride> Esatto. Detto, esatto, guarda non si sa, però populista di sicuro, nel senso che l'approccio la, la, è quello, a prescindere dal colore politico, l'atteggiamento populista si è proprio sentito tanto, mm, e... ma non ci sbilanceremo, non ci sbilanceremo. Vogliamo le elezioni anticipate? che Sì, Berni, so che è molto ferrato. L'altra volta gli ha mi no. fatto notare che non, non era al corrente di come erano andate, ma forse neanche Jacobs, come era andata con Jacobs. Ah, vabbè, Jack O'Brien, sono ovunque ok Palla Sì, ok, pallavolo femminile, abbiamo perso 3 0, eh, vabbè, ci avremo altre occasioni. Meno male che non devono a che fare con Cameron. Quella sarà molto interessante, Manuel, sarà mo molto... Ehi hey, James, eh, avatar lo facciamo scendere, su... accesso VIP. <ride> mm -hmm. Eh, non credo proprio. <ride> Ibrida, e... se vuoi lo facciamo ibrido. Dai, eh. facciamo un ibrida, Esatto. James. A ah, Berni devo chiedere a te che... eh... Oh, Kikoz, grazie per aver rinnovato. 1982 andando, ci saluta no. abbonandosi al quinto mese. Grazie Kikoz. Grazie per questo saluto. Noi ci stiamo andando. Un bellissimo modo per chiudere la diretta. Alla prossima e... Niente, e niente. non credo avremo altre cose da dire. <ride> no, ci vediamo esatto. oggi come medigio giorno, Io sono il direttore Quinte. Mirko è sempre lì che vi spia e vi controlla. Ok. È un po' come Bob Chapek Ok. <ride> Ciao pec a tutti. Ciao a pec ci... ragazzi, ci vediamo. <ride> Ciao a tutti, grazie per la compagnia.